Ciao a tutti amici di Passion for Fun, siamo sempre qui al World Lab in compagnia di Luca Ward. Ciao, buonasera, buonasera signorina. Buonasera. Io rimango senza parole. Perché? Soltanto a sentirti, a vederti, no, finalmente. Non faccio così perché io mi sento male. Va tutto bene. Va tutto bene. Quindi oggi sì. Al World Lab, ieri sì. Monica ci ha detto che avete fatto tardissimo. Purtroppo sì. Com'è il World Lab? L'essenza del World Lab? Abbiamo sentito anche Andrea, vogliamo sentire la sua di opinione. È molto, noi siamo inclusivi, è l'accoglienza che è quello che dovrebbe, insomma, per chi fa l'attore, l'attrice, noi la prima cosa che ci insegnano è proprio ad essere accoglienti, no? Partiamo dal teatro, perché quello è l'attore. È come quando io ero ragazzino mi dissero, allora, queste sono quattro pareti, destra, sinistra, il fondale, davanti c'è la quarta. E ho detto, no, scusa, perché davanti c'è la quarta parete? E beh, quella, tu la devi considerare una parete. Ho detto, no. E c'è l'umanità là sotto, la platea, la gente. Non posso considerare la quarta parete. Infatti sono andato subito in conflitto, capirai. Ho dovuto lasciare il corso, sono dovuto andare via. Noi siamo inclusivi, molto inclusivi, siamo accoglienti e soprattutto mettiamo in relazione le persone tra di loro. Lo scambio, no? Magari anche facendo un mestiere che ancora non conosci, che devi studiare, però mettendo le persone in relazione tra di loro, comunicando molto bene, soprattutto grazie a Dio in presenza, tutto avviene più facilmente, è tutto più facile, è tutto più semplice. Anche i caratteri più chiusi si aprono e insomma sono belle esperienze. Una bella fusione. Sì. Però facciamo un salto indietro. Indietro. Un po' indietro. Ah, e vorrei sapere sì. Come è nato Luca Ward nel doppiaggio. Ma io credo che quella sia stata proprio nel senso che una sfiga pazzesca, perché io non volevo fare questo lavoro, capito? Io volevo fare il pilota, okay. Non militare, perché la guerra non mi piace, per carità, non piace a nessuno, però il pilota di linea, portare la gente in giro nel mondo, insomma. Avevo questa passione e ho fatto di tutto per farlo, ma non ci sono riuscito. Questo lavoro mi riportava sempre lì, sempre o in teatro o nelle sale, o alla fine mi sono arreso, ho detto vabbè, ok, devo fare attore, fammi attore. Ed dice, sai, fai attore. E che mestiere è? È un mestiere. Portare un aeroplano è un po' diverso. Cioè, porti una macchina che costa miliardi, porti vite. Pensa al Jumbo, 540 persone. È un mestiere, come il ricercatore, il medico, dice faccia attore. Però un po' nasci da una famiglia appunto che... Tutti attori, per questo non lo volevo fare. E invece... Perché non è che... Allora, c'è una percentuale molto bassa di persone che poi possono dire ok, ho scelto questo mestiere e per fortuna tutte le cose mi sono andate bene, ho guadagnato tanto, mi sono divertito, perché poi noi ci divertiamo anche molto. Ma c'è una fetta enorme della torta che non può dire la stessa cosa. Cioè, bellissimo mestiere, ma fatica, precarietà, soldi che mancano, incertezza, insicurezza, cioè di tutto. E io tutta questa roba l'avevo vissuta con i miei, perché non erano attori famosi. Non sapevano come fare la spesa, capito? Per questo volevo fare un mestiere solido. Okay. Ecco. Invece poi la carriera è andata esplosa, così. È andata così e ormai sei inconfondibile, insostituibile. No, insostituibile non è vero. Morto un papa, se ne fa un altro. Vale per tutti. No. E, abbiamo visto al World Lab gente, sia ragazzi che adulti, chi studia, chi lavora. Certo. È inclusivo in questo senso perché riesce comunque a dare una chance a tutti. E ho visto che si entra proprio nel cuore delle persone. È innata questa sapienza nel saper insegnare. Quella o ce l'hai o non ce l'hai. Ma ho visto un gruppo veramente quella forte. Quella o ce l'hai o non ce l'hai. Noi il nostro lavoro ci piace comunque, al di là delle scelte che poi uno ha fatto. Ci piace farlo, è un lavoro estremamente divertente. Come diceva Monica Ditti, Marcello Mastroianni, noi facciamo un lavoro dove si gioca per tutta la vita. E questa è la cosa più bella, è un gioco. E ci sono, no? Sai, quegli attori, quelli impegnati che... Allora mi chiedono, dice, ma questo ruolo è stato difficilissimo, mi sono sdoppiato, a un certo punto non sapevo più chi fossi, a me mi ha da ridere. Il nostro è un gioco, noi giochiamo tutta la vita, fino a 90 anni, fino a quando abbiamo aria nei polmoni. E la cosa bella del nostro World Lab è che mettiamo in correlazione tutte le età, sì.
dai più giovani ai più grandi, perché la commistione tra il nuovo e invece il vecchio, chiamiamolo così, è vincente. Chiaro, chiaro. Vince sempre. Il futuro del World Lab? Il futuro del World Lab è diventare un'accademia permanente, un triennio, un'accademia a Roma ovviamente, permanente, formativa e soprattutto dedicata a tutte le età, partendo dalla terza elementare, dalla terza media. Anche per dare la possibilità ai ragazzi di non stare sempre troppo col tablet, troppo col telefonino, e invece relazionarsi di più senza... Va bene il telefonino, per carità, non c'ho nulla contro, però non può essere 12 ore al giorno, insomma. Certo. Una domanda così a bruciapelo, poi ti lascio perché sì, ci stanno per... Mi reclamano. Sì, esatto, ci stanno chiamando a gran voce. Com'è vestire personaggi di diverse fattezze, tipo Russell Crowe, Samuel Jackson, Keanu Reeves? È appunto un gioco. È una sfida ogni volta. Noi non vediamo il film, non sappiamo di che parla. Arriviamo un giorno e dice devi doppiare Hugh Grant, va bene, ok. Però nessuno ti dice niente. Entri in sala, se c'è un direttore che ti vuole raccontare il film, e dici no, non modi, mi annoio. Vai, lavoriamo. Quindi andiamo senza rete. Ma siamo attori, veniamo dal teatro, la nostra formazione è fatta in teatro, non negli studi televisivi o in sala di doppiaggio. E quindi per noi è facile capire cosa fanno loro. Dobbiamo solo tradurlo in italiano e cercare di dare insomma, le stesse emozioni che danno loro. Ci riuscite in un modo spettacolare. Ma questo l'ha detto lei, io non... Lo diciamo tutti. Tutti quelli che si siedono escono, non pensano al doppiaggio. Guarda, quindi è una cosa naturale. Tutte le volte che vado a fare un film, soprattutto su questi giganti, Samuel Jackson, ho fatto una serie adesso dove lui fa 6 puntate, un malato di Alzheimer, 90enne. Io mi sono fatto veramente il segno della croce, perché come andrà? Come ce la farò? Ci arrivo? Sì, sicuramente sì. Quindi, ragazzi, ringraziamo Luca Ward e ringraziamo il World Lab per l'ospitalità. E te lo possiamo chiedere? Che cosa dobbiamo fare al segnale? Beh, sempre. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ciao, ragazzi. Ciao. Bene, agli amici di Passion for Fun, ricordate sempre che ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Ciao.